Era una splendida giornata al lago Wanasink. I pescatori pescavano, gli erpetologi erpetologavano e le scimmie scimmieggiavano. È un boomerang. Lo lanci e ritorna da te. Beh, dovrebbe tornare. No, quello è un uovo. Ah! E da dove viene? Ma dal nido di un uccello. Forse è rotolato qui. Povero piccolino. Come sai che è un uovo maschio? Secondo me è un uovo femmina. E voglio chiamarla Tiffany. Comunque è un brutto posto per un uovo. Le uova sono fantastiche. Il guscio fa entrare aria e umidità e tiene fuori lo sporco. Ed è un bene. Ma essendo così sottile, fa anche entrare il freddo e il caldo, e non è un bene. Gli uccelli ci si siedono, così le uova hanno sempre una temperatura giusta. Un uovo fuori dal nido potrebbe non schiuderci. George doveva riportare l'uovo nel nido prima che fosse troppo tardi. Aspetta! Le uova possono rompersi in un attimo, e poi non devono essere mai scosse. Dobbiamo trovare la mamma, così potrà sedersi su Tiffany. Buona idea! La consegna dei giornali! Oh, verrò ad aiutarvi appena finito. È compito nostro, George. Se io restassi qui a proteggere Tiffany mentre tu cerchi la mamma... Ma certo! Chiedi al nonno. Lui sa tutto sulle uova. Alt! Come Alt? Trovato un uovo, eh? È un uovo piuttosto grosso. Potrebbe essere di aquila. È l'unico uccello con un uovo di quella misura. C'è un nido di aquile nella pineta nei pressi del lago. Andiamo. No. Vogliamo solamente fare un picnic. Spiacente. Nessuno può oltrepassare questa linea. Hai trovato la mamma, George? Fai presto! L'uovo può prendere troppo caldo! Oh, Ellie, hai trovato un uovo? Ce lo faresti vedere? Aha, i gusci sono sottili! Potreste svegliare Tiffany! Allora? Vuoi una fetta di cocomero? Ellie aveva ragione. Cominciava a far caldo. George doveva sbrigarsi. Beh, devono essere da qualche parte. Non possono essersene andate. Beh, no, possono. Spero solo di no, perché sarebbe un disastro. Le aquile avevano nidi enormi e c'erano uova molto grandi all'interno del nido. Come aveva potuto pensare il signor Rankins che il suo uovo fosse di aquila? Aveva disegnato il suo uovo troppo grande. Se George doveva trovare la mamma dell'uovo, doveva essere sicuro che il suo disegno dell'uovo fosse della misura giusta. Questa è proprio la nostra Tiffany. Ellie, che cosa fai? Sorveglio un uovo. Svelto, Tiffany potrebbe aver freddo al calar del sole.
Ora che l'uovo nel disegno era della misura giusta, George era sicuro di poter trovare la mamma. Se avesse saputo dove cercare. Forse il signor Quint sapeva a chi apparteneva l'uovo. Questo è di uno svasso collo rosso. Fanno il nido sull'acqua. Ne ho visti alcuni da quella... George aveva trovato il nido. Ma come ci sarebbe arrivato? Non puoi nuotare senza schermo solare. Niente, nemmeno qui. E adesso? Il signor Quint aveva ragione. Le uova di svasso erano della stessa misura dell'uovo di George. Ma il loro colore era tutto sbagliato. L'uovo di George non aveva le macchie. Ma il suo disegno sì. Questa è proprio la nostra Tiffany. Ecco qui, perfetto. Puoi andare a nuotare ora. Potrebbe essere di passero. No, no. No, no. Allora, l'hai trovata la mamma? Se George doveva trovare la mamma dell'uovo, il suo disegno doveva essere della misura giusta e del colore giusto. Ma gli restava poco tempo. Il giorno era quasi finito. Sarà molto difficile trovare la mamma di Tiffany al buio. Ehi, chiediamo agli uovologi. Loro potrebbero sapere chi è la mamma. Qualcuno sa che tipo di uovo è questo? Mi sembra proprio di scricciolo. Io direi che è di parrocchetto. Sembra di fringuello. Capito, George? Uno scricciolo, un parrocchetto oppure un fringuello? Avete trovato la mamma? No! No. Oh. Gli scriccioli avevano uova piccolissime, bruno-rossastre. E i parrocchetti avevano piccole uova rosa. E i fringuelli avevano uova azzurro chiaro. Oh, George sta ancora cercando la mamma? Già! Perché George non trovava il nido? Il suo disegno era della misura giusta, del colore giusto. Ma un attimo, non era della forma giusta. Le altre uova erano ovali. Il suo uovo era rotondo. Devono essersi tutte schiuse. Oh, ciao, George! Anche l'uomo cercava le uova? Ma che fai, George? Ammettiamolo. George non troverà mai la mamma. Non resta che spostare l'uovo. Ma non dobbiamo scuotere, Tiffany. Meglio scossa che schiacciata. Ehi! George! Guardate! Una schiusa tardiva! È una chelidra serpentina. Una tartaruga. Chissà come mai non ci avevo pensato. Le tartarughe seppelliscono le uova vicino all'acqua. Forse è rimasto scoperto quando le altre si sono schiuse. Che
Credo che Tiffany voglia farsi una nuotata. Avete visto? Tante specie diverse depongono le uova. Anfibi, rettili, monotremi. Non dimentichiamo i dinosauri. Forse Giorgia avrebbe trovato una di quelle uova l'anno successivo. Ciao, Tiffany! Ci vediamo! Ciao, ciao, Tiffany!